il carattere principale è questa donna, bisogno disperato d'amore. Este silencio, este momento, es como un pasaje. Son diatribas del amor y del desamor. In this opera we have a woman and she is looking for a lover and at a certain point she finds the body of her lover. Has he killed him? Is he even real? Or is he still alive? We are not sure. Questa tortura interna che lei ha perché gli manca il suo amore. La scena, la scenografia è per dare in qualche maniera il vuoto, la solitudine di questa donna. Questo spazio bellissimo, enorme, dove lei forse ha sognato creare questa casa per vivere col suo amore. Lei parla al telefono e risponde a quello che lei ascolta dall'altra parte del telefono, lo stato d'animo di questa donna che viene secondo quello che lei parla al telefono, parlando per esempio dei bei ricordi, oppure di gelosia, oppure di sofferenza, e lei reagisce. Il pubblico deve stare 45-47 minuti a vivere con te, vivere la storia con te, perché ci parla a tutti, ecco. Yo creo que las mujeres siempre hemos estado muy sufrientes, muy dependientes, y ahora eso ya no sucede. Inclusive el personaje de Ermonella en la voz, se supone que es una mujer con dinero, culta, que no necesitaría ser dependiente de nada, y sin embargo pues se ve atrapada. No es que se den claves milagrosas. A veces vale más soltar preguntas que respuestas, porque eso te hace reflexionar. Bueno, hay un momento que se habla, que se dice la diferencia entre querer y amar. El querer es como una propiedad, una pertenencia, quieres algo, ¿no? Y sin embargo, cuando lo amas, lo tienes que amar en su plenitud, en su esplendor, en su libertad. Yo creo que el verdadero amor empieza por el de uno mismo, y solo cuando tienes una calidad de amor hacia ti mismo puedes ser capaz de amar al otro en libertad. It really is a frozen moment, and all the things that can go through a human head and mind during a short moment. She is in some parts in a very dreamlike state and going into panic, in and out of panic, and then calms herself down, and this goes like waves. For the music, Schoenberg has left tonality but extremely expressive, and it really takes us on a journey for 30 minutes.